Beautiful Light, ho avuto il piacere di giocare in anteprima in beta test un gioco molto promettente. Parliamo di un FPS a estrazione PvP, PvE, ci sono tante P di mezzo e quindi ve ne voglio parlare. Prima di tutto, come ho detto sugli altri social, ragazzi, il nickname è cambiato, non è più Dangerisk. Mi sono reso conto che le persone avevano grandi difficoltà nel pronunciarlo, quindi addio Dangerisk, benvenuto Robugin. Rob Ugin, ok? Che significa Rob. Robu, Roberto in giapponese, tipo vezzeggiativo diminutivo. Gin, argento, numero 2, l'eterno secondo, grigio, la tecnologia, quel diavolo che vi pare, comunque, è Robu Gin. Ribenvenuti sul mio canale. Beautiful Light, sviluppato da 10 dev, che se non sbaglio sono francesi, è un gioco che prende a piene mani da quello che ormai è la moda del momento. Parliamo pertanto dell'extraction shooter, gli shooter a estrazione. Non è un gioco loot based, quindi non è come Tarkov, è objective based, e cioè più come Hunt Showdown, cioè il vostro obiettivo è letteralmente la missione. Quindi il loot, che in generale diciamo costella giochi come Skyfront Tarkov, che vi fa perdere quindi il tempo, no, nel cercare nei contenitori eccetera, non ci sarà, così come in Hunt Showdown. Sono giochi che si basano prevalentemente sull'obiettivo e quello che potete lootare è poca roba, magari legata alla missione o comunque cose come ad esempio l'equipaggiamento di un nemico che andate ad uccidere. Letteralmente è un'imitazione molto molto uno a uno proprio del comportamento del loop di gioco di Hunt Showdown. Il concetto iniziale di Beautiful Light è letteralmente Hunt Showdown in un setting moderno, quindi con armi moderne, nel mondo di SCP, quindi con le anomalie, con i mostri, i demoni, le cose diciamo che non capiamo. A primo impatto, quando ho provato questo gioco nella beta chiusa insieme ad altri streamer, sembra di vedere letteralmente Hunt Showdown accoppiato a Get the Fuck Out. Non so se conoscete il gioco GTFO, è un cooperativo fino a 4 giocatori molto difficile, in cui i mostri si muovono proprio in questo modo qua, sono proprio dei mostri deformi, insomma alieni. Il nostro scopo sarà quello di entrare all'interno della mappa e in questa beta test praticamente noi avevamo il compito di accedere all'interno di un bunker, prendere il sacro biscotto, letteralmente un biscotto ragazzi, un cookie, e portarlo all'estrazione, chiamare l'elicottero e riuscire ad andare via dalla mappa. Tutto questo contro le anomalie, che erano la parte PvE, e contro altri giocatori. Ci sono un tot di squadre da 3 persone l'una. Io sono capitato in squadra con un ragazzo spagnolo e un inglese. Dove stas in Spagna? All fine, man? Are you alive? Yeah. Ok. Queste squadre avranno ovviamente il compito di recuperare le informazioni e andare a prendere per prime il biscotto. In futuro non sarà un biscotto, sarà un artefatto comunque. Abbiamo pochi tasti a disposizione, quindi il massimo che potevamo fare non era nemmeno quello di gestire l'inventario, ma solo di poter sparare, accendere la torcia o il laser o entrambe, guardare l'arma, ricaricare velocemente, porgerci dalle pareti e bene o male diciamo quelle cose che sappiamo possono essere fatte con un gioco a estrazione. Il gioco si basa su Unreal Engine 5, quindi esteticamente è davvero molto bello. Solo in questa occasione qua per live streaming ho dovuto abbassare praticamente al minimo tutto perché c'erano problemi di rendering, stuttering, insomma non è ovviamente ottimizzato. Ma la cosa che mi piace molto e che mi è piaciuta davvero tanto è proprio l'idea che c'è alla base dello sviluppo di questo gioco, cioè un gioco community driven. Infatti gli sviluppatori non nascondono nulla alla community e chiedono spesso comunque dei consulti, delle informazioni o comunque dei pareri su cosa mettere all'interno del gioco, cosa migliorare, cosa la community vorrebbe vedere, e sono anche molto aperti su quelle che sono le problematiche. La build che ho provato era estremamente limitata anche da un punto di vista tecnico, proprio perché prima di iniziare a giocare siamo stati briefati da Mooney e Metavatar, che sono appunto i nostri link con la casa di sviluppo. Non potevamo utilizzare correttamente l'aspettator modo, non potevamo utilizzare l'inventario, non potevamo sporgerci perché altrimenti dalle pareti potevi sparare attraverso le pareti, non potevamo guardare loadout e cose di questo tipo perché altrimenti il gioco avrebbe crashato. Ecco, insomma ci sono state parecchie cose che non abbiamo potuto fare proprio perché il gioco ha attualmente delle limitazioni, ma ci può stare. Il gameplay, quindi diciamo lo sparare in generale, non era per niente male. Già di base in questa versione, i primi momenti, le prime fasi dello sviluppo, non è male il gameplay. Sicuramente il tipo di rinculo va mitigato, va migliorato, ma in generale non è stata una cattiva esperienza. Diciamo che l'esperienza iniziale un po' difficoltà è stata quella di adattarsi al loop di gioco, perché nella primissima battuta ci viene richiesto di raggiungere un laptop, seguire delle istruzioni che vediamo su schermo, quindi ad esempio
loggare con admin, password, seguire le istruzioni per stampare una chiave in 3D proprio, quindi usare la stampante 3D per stampare una chiave che ci servirà per accedere al bunker e così via. All'interno del bunker dovremo fare delle azioni come quelle appunto di attivare i generatori a una determinata sequenza, quindi una sorta di momento puzzle, e riuscire a portare via l'oggetto, in questo caso il biscotto sacro, prima dell'arrivo delle anomalie. Nel gioco finale sarà possibile anche utilizzare uno juggernaut e addirittura diventare delle anomalie, cosa che invece a questo giro abbiamo potuto vedere solo interpretata da uno degli sviluppatori, da Mooney. In tutto questo, la parte finale del gioco si svolge con una fuga insieme all'oggetto in questione, che ci farà vedere all'interno della mappa, quindi diventeremo un obiettivo proprio, ci verrà messa una taglia, un po' come succede su Sun Showdown. Noi dovremo raggiungere il tetto di un edificio, chiamare l'elicottero che entro 3 minuti arriverà per prelevarci e portarci via. Chi riuscirà a estrarre il biscotto sacro in questo caso vincerà la partita. Noi siamo arrivati un tanto così, purtroppo non abbiamo vinto. Che cosa penso quindi di questo Beautiful Light per il momento? Ha delle basi molto molto solide. Ovviamente da quello che abbiamo visto, da quello che abbiamo potuto provare, abbiamo anche sentito con mano, diciamo così, la passione che c'è da parte di questi sviluppatori, che ricordo essere 10. Graficamente è già super promettente, va sicuramente ottimizzato, deve essere approfondito da un punto di vista di gameplay. Quello che viene promesso ovviamente sarà la personalizzazione delle armi, la quantità di armi, la possibilità di personalizzare il nostro operatore e così via, diciamo delle cose che già ben conosciamo all'interno del mondo dei looter shooter. Io sinceramente attendo un gioco del genere perché, come ho avuto anche modo di parlare con gli altri streamer che erano all'interno di questa beta test, mi fa strano che una casa AAA ancora oggi non abbia preso proprio il puro concetto del looter shooter a estrazione come lo conosciamo. E non parlo di DMZ, che è un tentativo timido che deve ovviamente strizzare l'occhio anche una clientela più grande, ma è proprio un extraction shooter 1-1. L'unica cosa che abbiamo molto vicino al mondo AAA è il lavoro che sta venendo fatto con Hunt Showdown, ma perché Crytek è una casa già più che affermata, insomma. Ecco, mi manca vedere, non lo so, la Blizzard di turno che fa una roba del genere, e le persone parlano di Marathon, però Marathon è sci-fi, io parlo appunto di un shooter moderno, perché è un tipo di ecosistema che la gente ama, quindi uno shooter moderno AAA fatto con le esatte meccaniche di Tarkov magari è ciò che aspetto. Ora, abbiamo un bel po' di giochi che si stanno muovendo in questa direzione, quelli più attesi ovviamente, adesso certo stiamo parlando di Beautiful Light, però ce ne sono anche altri che stanno venendo sviluppati, vedete Marauders, appunto adesso ne è arrivato un gioco nuovo stile western pure, con una roba del genere, stanno arrivando molti free to play anche in questa direzione. Sinceramente sono curioso di vedere che cosa succederà, cioè ovviamente adesso l'extraction shooter è ormai confermato essere la nuova tendenza dopo la Battle Royale. Comunque Battle Royale è una modalità che esiste da tantissimi anni, da prima del 2016, pensate un po', ora siamo nel 2023, stiamo entrando nel 2024, è forse arrivata l'ora anche di rivoluzionare un pochino, no, questa tendenza, e credo che l'extraction shooter sia la next big thing. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi. Io adesso comunque vi lascio anche adattarvi un attimino con quello che è il nuovo nickname, no? Sono passate comunque qua in sovraimpressione le informazioni, la schermata introduttiva, e adesso vedrete la schermata finale. Quindi da Rob è tutto sul canale di Robugin, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video.